Questo che vedete qua non è l'ultimo libro, questa è la realtà delle parole, è uscito l'anno scorso, l'ultimo libro lo potete ritirare gratuitamente in tutti i punti vendita d'Italia di 1 euro, non è obbligatorio acquistare nulla. Qui c'è una storia, la storia di Marika. Che cosa ti ricordi in merito a questa storia e a come è nata? Ecco, ricordo una grande emozione, soprattutto di conoscerti e di poter condividere la mia storia con gli altri, e soprattutto ricordo il grande sostegno che mi è stato dato dalla professoressa Filomena Presutti, che mi ha spronato proprio a condividere la mia storia. E un po' quello che poi si cela dietro a tutta questa storia, quindi un po' di sofferenza che ancora oggi mi colpisce. Marika scrive a cuori connessi e rimane colpita, aveva letto appunto il libro, la lettura in classe era avvenuta, Marika, sì. Ecco, e viene colpita in particolar modo da una frase: trasformare il veleno in medicina. Che cosa vuol dire questa frase? Vuol dire che da una cosa brutta, se ci si impegna, ne può sempre nascere una bella. Sono 3-4 parole. Quanto incidono le parole, Marika, nella nostra vita? Le parole, come dicevo, sono un dono immenso. Quello che è lecito a noi e quindi quello che ci è permesso è di scegliere come utilizzare questo dono. Possiamo utilizzarlo in modo costruttivo, aiutando gli altri, dando una parola e cercare un sorriso, oppure usarle come un'arma. Che cosa significa per te incontrare una platea? L'anno scorso, Safer Internet Day, ce n'erano più di 200.000 collegati. Per me è molto importante, perché credo che solo grazie alla comunicazione e appunto a questo confronto che c'è con altri ragazzi, solo questo permette di prendere conoscenza e di prendere atto di situazioni difficili che a volte si vivono ma si tende ad ignorarle, e soprattutto permette, come è capitato a me, di sentirsi meno soli e vicini ad altre persone, e questo può permettere, può spronare gli altri a parlare anche della loro sofferenza. La tua sofferenza, Marika, risale alle elementari, era dovuta alla dislessia. Perché secondo te accadeva questo? Perché molto spesso probabilmente ciò che è diverso spaventa e non si cerca neanche di capire cos'è quella diversità, che può essere una semplice difficoltà nella lettura o che può essere una semplice difficoltà nello scrivere in maniera, diciamo così, uguale agli altri, o che sia fare un calcolo più velocemente. Quindi credo che questa solitudine, questa sofferenza molto spesso sia data non dalla differenza, ma da come la differenza viene ignorata. A distanza di un anno, da quando è uscito questo, più o meno un anno e un po', no? Sono cambiate un po' di cose? Sì, mi è capitato di incontrare persone che mi hanno detto di aver letto la mia storia e di essersi sentiti più vicini a me, altre invece che mi hanno detto che leggendola sono riusciti a capire che non hanno una difficoltà perché dislessici come me, ma si sono sentiti capiti e quindi hanno capito che non è una grande difficoltà o qualcosa che gli impedisca di essere parte del gruppo, ma che invece può accomunarli ad altre persone, come nel nostro caso che ci siamo ritrovate appunto due ragazze, entrambi dislessiche, della stessa età, che abbiamo vissuto la stessa situazione. Chi in questo momento sta soffrendo e si tiene dentro a questa cosa che difficilmente uno riuscirà poi, voglio dire, a superare in tempi brevi, cosa deve fare? Parlarne. Parlare permette di liberarsi, dire anche solo una parola, accennare a qualcosa poi porta a liberarsi di tutto un peso enorme. Parlare permette in questo modo di sentirsi compresi, di scaricarsi e di rendersi conto, un passo alla volta, una parola dopo l'altra, di essere vicini alla risoluzione stessa del problema. Questa è Marika, La realtà delle parole, questo è il libro dello scorso anno, lo potete trovare in versione audiolibro e ebook gratuitamente naturalmente, quindi scaricarlo dal sito, c'è la storia di Marika, e invece sempre in versione ebook e audiolibro potete trovare anche l'ultimo volume, il quinto di Cuori Connessi, oppure ancora lo potete recuperare senza necessità di acquistare nulla in tutti i punti vendita 1 euro d'Italia. Grazie Marika. Grazie a te. E prossimo anno sentiremo come vanno le cose. Adesso tu frequenti il secondo anno di liceo, quindi ci sentiremo ancora. Grazie a tutti.